Nona Super Pole Race di questa stagione Superbike, si riparte con lo stesso schieramento di gara 1 per assegnare 12 punti e definire le prime tre file dello schieramento di gara 2. È un Danilo Petrucci scatenato che riparte al comando, inseguito da Andrea Iannone. La pista di Cremona, piccola ma molto spettacolare, sta esaltando le doti di coraggio dei due piloti italiani che, come vedete, si portano al comando della gara, inseguiti da Alex Loeffs con la Kawasaki e da un Niccolò Bulega meno brillante rispetto alla gara 1 del giorno precedente, conclusa in seconda posizione. Scatenato nelle retrovie Alvaro Bautista, che è partito in questa Super Pole Race dalla quinta fila con l'obiettivo di migliorare la posizione sullo schieramento nella gara 2 del pomeriggio. Battute di gara centrali molto concitate, con Andrea Iannone attaccato duramente da Alex Loeffs, una Kawasaki molto in forma in questa fase della stagione. Kawasaki, ricordiamo, in regime di super concessione, al pari della Honda numero 7 di Iker Lecuona, come vedete, e anche della BMW dell'assente Toprak Razzatoglu. Gara che si avvia alla conclusione, l'ultimo giro per Danilo Petrucci, che conferma quindi il suo incredibile stato di forma e la seconda vittoria iridata per il pilota italiano, che, come vedete, dà appuntamento alla gara 2 del pomeriggio. Grande soddisfazione ovviamente per il team Barney, ricordiamo una Ducati indipendente, una piccola squadra bergamasca, mentre c'è un principio d'incendio sul riscaldamento sulla Ducati di Niccolò Bulega, che dovrà affrontare gara 2 con un motore differente. Bulega portato ai box da Andrea Iannone, i due si complimentano, si spiegano, bel gesto tra i due piloti italiani rivali ma amici, mentre Danilo Petrucci si gode il momento del trionfo e vince anche la gara sprint di Cremona. Complimenti dei tecnici e premiazioni effettuate da Marco Borciani, ex pilota e team manager del Mondiale Superbike. Sul podio di questa gara sprint, appunto, Alex Loeffs, Andrea Iannone e Danilo Petrucci vincitore. Questa è la classifica, appunto: Petrucci, Loeffs, Iannone, Bulega soltanto quarto, Lecuona quinto, Alvaro Bautista che conferma il suo stato di forma e guadagna la seconda posizione per gara 2.